Benvenuti o bentornati su Fantapolenne, benvenuti in questo video. Perché faccio questo video fuori scaletta? Perché avevo altri piani. Perché a Firenze è definitivamente esploso il caso Torreira. Già si era insomma intravisto qualche segnale subito dopo la partita con la Juventus, insomma, il giorno successivo alla qualificazione in conference, già si vociferava come Torreira potesse non essere riscattato quando in realtà il riscatto di Torreira sembrava scontato, viste le prestazioni, vista la stagione fatta dall'Uruguayo. Ecco, molto probabilmente Torreira tornerà alla casa madre, quindi all'Arsenal, per poi trasferirsi da qualche altra parte, perché non è assolutamente nei piani dei Gunners. È una notizia scioccante. Allora, io da tifoso della Fiorentina sarò sincero, perché non mi vergogno ad ammettere i miei errori. Torreira nel girone d'andata non mi piaceva. Mi sembrava un giocatore veramente inutile perché a livello di manovra passava quasi sempre la palla indietro o orizzontale, recuperava una discreta quantità di palloni, però insomma non mi sembrava un giocatore indispensabile. Da quando è stato ceduto Dusan Vlahovic, quindi nel girone di ritorno sostanzialmente, Torreira si è caricato completamente la responsabilità del leader sulle spalle, è diventato un giocatore fondamentale, sempre stato un equilibratore, però ha iniziato anche a essere il giocatore che prendeva la responsabilità della giocata risolutiva. Gli altri giocatori accanto a lui, sia le altre mezze ali che gli esterni, tendevano a fare la giocata scolastica. Era lui quello che si prendeva la responsabilità di accelerare, di giocare di prima, di seconda, di inserirsi in area di rigore. Torreira non ha mai fatto tanti gol in carriera e quest'anno invece ha segnato tanto perché appunto si è sentito in dovere a livello proprio di leadership di caricare la squadra sulle spalle. Quindi Torreira nel girone di ritorno è stato eccezionale. È stato eccezionale e nonostante questo, con ogni probabilità non verrà riscattato. Ecco, a seguito di questa notizia clamorosa, cioè a Firenze è insorta la rivoluzione, no? Per questa notizia, ci sono due versioni, le due campane. Una deriva dal procuratore De Lucas Torreira e una direttamente da Rocco Commisso, che oggi in conferenza stampa con i giornalisti ha parlato anche di questo caso. Allora, partiamo dalla versione del procuratore. Ho letto il virgolettato su un sito online. Allora, il procuratore ha detto come la Fiorentina avesse degli accordi sia con l'Arsenal che con lui, col procuratore, col giocatore, insomma, con l'entourage del giocatore, che al termine della stagione il diritto di riscatto già prefissato con l'Arsenal era di 15 milioni dilazionabile in tre rate, quindi fino al 2025. In realtà ho letto la rata da 2 milioni e mezzo, siccome sono 3 anni, a questo punto immagino una rata semestrale da 2 milioni e mezzo, comunque 5 milioni l'anno. Dilazionato in 3 anni, una cifra già di suo non elevata, cioè 15 milioni. La Fiorentina a gennaio l'ha spesi 15 per Cabral e 15 per Iconè, che hanno dimostrato infinitamente meno rispetto a Torreira, quindi non si tratta assolutamente di una cifra esagerata. E con il procuratore, invece, col giocatore, insomma, era stato fissato come il giocatore si fosse abbassato l'ingaggio per questa stagione per rilanciarsi, ma qualora fosse stato poi riscattato dalla Fiorentina, l'ingaggio si sarebbe alzato nuovamente, arrivando a toccare quasi i 3 milioni netti. Ho letto la cifra di 2,7 milioni netti, che sono quasi 5 milioni lordi per la società annuali. È una cifra alta, cioè per la Fiorentina è una cifra alta, poi non è altissima, nel senso che è la stessa identica cifra che percepisce Nico Gonzalez, che anche in questo caso, secondo me, ha dimostrato meno di Torreira in questa stagione ed è costato anche quasi 30 milioni di cartellino. Ma ci sono tanti giocatori che percepiscono meno di questa cifra, ma che ricoprono un ruolo molto più marginale. Ora, a parte gli ex giocatori tipo Caglione, che hanno l'ingaggio legato alla carriera, però anche ad esempio Duncan, che è stato uno dei più positivi quest'anno, in realtà comunque prende 1,5 milioni netto, cioè non è poco, eh. Cioè, nel senso, Torreira prenderebbe neanche il doppio di Duncan, però Duncan è un gregario, Torreira è il leader della squadra, cioè non è quello che indossa la fascia a capitano, ma a livello carismatico è il leader della squadra, quindi ha un altro ruolo nettamente più importante di Duncan, ci sta che guadagni di più, cioè è giustificato. Ecco, il procuratore dice come la Fiorentina non abbia rispettato questi accordi e abbia chiesto simultaneamente sia lo sconto all'Arsenal sul cartellino, sia
al giocatore di ridursi l'ingaggio. Allora, ci sta come manovra della Fiorentina? Ci può stare. Io personalmente, perché questo è il mio canale, quindi dico la mia opinione, io non ci credo. Perché un giocatore così importante per come è andata la stagione, per le dinamiche di questa stagione, mi sembra assurdo che si vada a chiedere uno sconto di quanto all'Arsenal su 15 milioni? 2? 3? Cioè una cazzata. E anche sull'ingaggio. Quando questa squadra in questi anni, da quando insomma è iniziata la presidenza commisso, ha sperperato soldi a valanga, cioè gli altri centrocampisti, Bonaventura prende quasi 2 milioni di ingaggio netto e lo scarpino forse neanche, forse il laccio dello scarpino di Torreira. Duncan, come detto, prende 1,5 milioni e è costato 16 milioni di cartellino, Amrabat è costato 20 milioni, cioè sono cifre alte. E quando uno legge queste cifre dice perché fai così tante storie per Torreira? Non torna. 6 mesi fa hai pagato 15 milioni con egli, dai 1,8 di ingaggio, non stoppa nemmeno un pallone. Cioè, come fai a essere così tirchio per Torreira? Io non ci credo allo sconto per l'Arsia. Cioè, magari sì, uno ci prova, no? Ci provano tutti, però non è che se l'Arsia ti dice no, la cifra è 15, allora la Fiorentina dice allora non te lo piglio. Mi sembra assurdo. Cioè, uno prova certo a racimolare soldi ovunque, però e sconti ovunque. Però una volta poi uno ti dice no, non è che desisti immediatamente se il giocatore è importante. E anche sull'ingaggio penso la stessa cosa. Cioè, uno magari chiede una riduzione o di spalmare, magari invece che dire ti do 2,7 per 3 anni, ti do 2,2 per 4 anni, che poi alla fine guadagni uguale, però in 4 anni. Cioè. Che per la società, per i bilanci, è importante, no? Cioè, sicuramente ci saranno stati dei tentativi di ridurre queste spese o di spalmarle, ma non credo che la Fiorentina si sia tirata indietro per questo, sinceramente, perché vedendo quali sono le spese proprio standard di questa squadra da quando è arrivato Commisso, mi sembrerebbe assurdo, allentare per questo. Commisso, nella conferenza stampa di oggi pomeriggio in pausa pranzo, io non l'ho potuta vedere perché ero al lavoro, ho letto un virgolettato, quindi mi appoggio a quello, però sottolineo come non ho visto la conferenza stampa, l'ha buttata a cacciare, ma al solito insomma Commisso non ce l'ha tanto in simpatia né i giornalisti né i procuratori, quindi una conferenza stampa dove si parla ai procuratori è un po' che finì in bordello assoluto. E infatti ha attaccato il procuratore di Torreira dicendo che lui non si piegherà mai a questi loschi figuri come è successo con Gattuso e con Vlahovic, e quindi sostanzialmente l'ha tirata in culo al procuratore dicendo che è lui che magari voleva lucrare tanto, commissioni, eccetera, eccetera. Allora, anche in questo caso, sebbene la versione di Commisso secondo me sia più credibile, perché veramente la categoria dei procuratori sono veramente subdoli, cioè credo più alla versione di Commisso che a quella del procuratore, anche in questo caso però, secondo me, non è la realtà. Perché Torreira ha dimostrato di essere estremamente attaccato alla maglia. Io non sono uno di quelli. E forse è emerso nei miei video per chi mi segue, non sono uno di quelli tanto sulla filosofia, sul romanticismo del calcio, cioè è un lavoro per quei giocatori, per i giocatori, per gli allenatori, per i proprietari, è un lavoro, è un business, no? E siamo noi tifosi che lo viviamo con passione, ma chi poi veste la maglia che sosteniamo generalmente non la vive con passione, è raro, ecco. Però io Torreira l'ho visto veramente tanto coinvolto, penso anche a come ha esultato per il rigore conquistato contro la Juve all'ultima giornata. L'ho visto veramente tanto coinvolto ed è anche un giocatore che nelle ultime stagioni ha sofferto tanto, cioè da quando è andato via dall'Italia, no? È stato ceduto dalla Sampdoria. All'Arsenal il primo anno ha fatto benino perché giocò titolare o comunque giocò tante partite, poi però si è perso sia all'Arsenal che all'Atletico Madrid quando è andato in prestito. Ha trovato la sua nuova dimensione, una squadra che quest'anno si è qualificata a una competizione europea, sì di secondissima fascia, di terza fascia, Conference è una competizione molto minore, però comunque è una competizione europea, è una vetrina, la Serie A stessa è una vetrina, anche se è un campionato ora di livello molto più basso rispetto a una quindicina d'anni fa, è comunque uno dei top campionati europei, quindi secondo me Torreira voleva rimanere. E quindi se è il procuratore il problema che chiede le commissioni, lo saluti, dici guarda,
O accetti le condizioni della Fiorentina perché io voglio rimanere qui, oppure ti levi dal cazzo e prendo un altro procuratore. Cioè, tanti giocatori hanno fatto il cambio di procuratore in queste circostanze. Quindi io non credo nemmeno a questo, perché credo alla volontà di Torreira di rimanere e quindi non penso che un procuratore che vuole lucrare possa tenere in pugno una situazione di questo tipo. Io ho una terza versione, la versione Fantapolen, ok? Quindi una versione che non è emersa assolutamente su nessun giornale, su nessun sito, è la mia interpretazione di quello che sta succedendo. Al termine della stagione, dopo la partita contro la Juventus, c'è stata la riunione tra Italiano e la dirigenza, insomma, Barone, Pradè, mi sembra, forse c'era anche Burdisso, insomma, e la squadra mercato sostanzialmente. Vincenzo Italiano ha il contratto ancora per un anno. La volontà chiara, secondo me, della società è quella di prolungare il contratto perché c'è l'intenzione di voler fare un progetto. E questo, secondo me, lo ha sottolineato anche Commisso in conferenza. Ho visto il virgolettato dove ha specificato che a lui non piace mandare via la gente, gli piace avere contratti lunghi. Quindi, secondo me, la Fiorentina vuole rinnovare Vincenzo Italiano. E io penso che Italiano, siccome l'obiettivo del prossimo anno della Fiorentina è chiaramente quello di tornare in Europa, cioè di confermare la qualificazione in Europa e magari alzare l'asticella e arrivare in Europa League, Italiano abbia espressamente chiesto dei rinforzi. Perché questa squadra, secondo me, Italiano non è un cretino, l'ha capito che questa squadra non è all'altezza di poter ri ripetere questo posizionamento in classifica la prossima stagione. Cioè, quest'anno ci è girato tutto bene, diciamo, le cose come stanno. Poi io ho letto dei commenti di tifosi che dicono: ah, ma se si vinceva la Sampdoria e l'Udinese sarà in Europa League. Sì, ho capito, però per il valore della squadra si è fatta anche troppo, secondo me, quest'anno. Questo, secondo me, Italiano lo sa e ha chiesto sicuramente dei rinforzi. E secondo me è emersa l'incompatibilità economica tra le necessità di Italiano e i limiti di budget imposti dalla società, dal fair play finanziario, dalle regole vigenti sul calciomercato. Ecco, piccola parentesi, ma poi brevissima: non ci sono 150 milioni come tanti dicono, né Vlahovic e Chiesa, perché Chiesa si è venduto a 60, ma questa stagione è stato riscattato per 40. Gli altri 20 li abbiamo già avuti nelle due stagioni precedenti a due rate, e Vlahovic è stato venduto a tre rate. Quindi non entrano 75 milioni, ne entrano 25, e ne abbiamo spesi 30 a gennaio per Cabral e Koné. Quindi una rata di Vlahovic è già andata, no? Quindi ci sono i soldi di Chiesa assolutamente, ma la squadra è da rinforzare e anche da ampliare, perché quando tu fai tre competizioni e una è anche molto, cioè, è molto dispendiosa a livello energetico, a livello di tempo, perché la conference ha tante partite, trasferte ostiche e tutto il resto, hai bisogno anche di una rosa lunga dove le seconde linee sono affidabili, quindi c'è da fare un lavoro importante sul mercato. E quindi secondo me Italiano è arrivato lì e ha detto: io voglio un portiere, un terzino destro, una mezzala che segna, un esterno d'attacco che dribbla con facilità o che crossa bene. Cioè avrà fatto le sue richieste e la società gli ha detto: non ce la facciamo. Cioè banalmente ha detto: non, siccome mi permetto di dare questa frecciatina, siccome non è che abbiamo dei dirigenti top, cioè nel senso tra Barone, Pradè e Burdisso, io penso un acquisto da 4 milioni che poi si rivela essere un crack, non sono capace di farlo nemmeno alla PlayStation. È gente che sotto 10 milioni non è in grado proprio di fare operazioni e non sono in grado comunque, perché io vi pongo questa domanda: la Fiorentina ha un calciatore che vale di più di quanto è stato pagato dalla nuova proprietà, eh? Quindi sono esclusi Milenkovic, Biraghi, della nuova proprietà. Uno, probabilmente, Igor, che ha fatto un giro di ritorno clamoroso. Forse lui è l'unico, perché quegli altri valgono tutti uguale o meno di quanto sono stati pagati. Duncan ha fatto una bella stagione, ma è stato pagato 16. Non penso che esista al mondo una squadra disposta a pagarlo 20 in questo momento. Stesso discorso vale per Nico Gonzalez, che tra l'altro a me non è nemmeno piaciuto quest'anno, ma l'hai pagato 27. Cioè, tutti i giocatori Amrabat 20, è venuto fuori bene nel girone di ritorno, ma 20 l'abbiamo pagato, non è che lo vendi a 35. Cioè, tutti i giocatori che Martinez Quarta ha del potenziale, ma l'hai pagato 13 milioni, 12, una cosa del genere. Cioè, non è che arriva qualcuno e te ne dà 25. Cioè, secondo me,
E questa società in questi 3 anni non ha fatto nessun acquisto con cui puoi fare plusvalenza. Ecco, questo il concetto alla fine è questo. Tanti tifosi parlano plusvalenza, 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 ma mi dite quali giocatori ci si può fare plusvalenza? Quelli della vecchia proprietà, perché quelli della proprietà nuova non è che ci fai chissà che plusvalenza. Quindi, secondo me, e lo dico proprio onestamente, se la società si può permettere di spendere 40 milioni, la nostra squadra mercato può portare a casa forse 2 giocatori, non 5, 2. Perché non abbiamo direttori sportivi in grado di andarti a pescare un Ederson della situazione, o un Koop Miners della situazione, un Gosens della situazione, e uno Scouten della situazione. Giocatori validi, perché adesso gira il nome di Scouten. Scouten ora probabilmente lo vende a 15, l'ha pagato 2 milioni e mezzo. Cioè, ma te lo devi andare a prendere in quel momento lì. È troppo facile aspettare che lo scoprano gli altri e poi te paghi il decuplo perché l'hanno scoperto loro. Scoprilo te, cazzo. Cioè, è il tuo lavoro, no? Ecco, secondo me non hanno queste capacità e quindi sulla base di quelle che sono le loro capacità, cioè poche, gli hanno detto non ci si va a prendere tutti. E allora gli ho detto bisogna o vendere qualcuno o rinunciare a dei riscatti. E secondo me Torreira è stato considerato sacrificabile. Può sembrare un paradosso perché è stato e sono convinto è stato soprattutto nel girone di ritorno il trascinatore di questa squadra, però è anche vero che Amrabat sembra essersi integrato bene per caratteristiche secondo me piace tanto a Italiano, perché a Italiano piacciono i giocatori dinamici. Secondo me punterà più ad avere degli de delle mezzali di qualità, mezzali di inserimento offensive. Rientra Zurkowski da Empoli, magari guadagna posizioni lui, e quindi avere un mediano strettamente difensivo come Amrabat ti serve anche per gli equilibri. Quindi magari, banalmente, Amrabat viene promosso a titolare, Pulgar che rientra dal Galatasaray fa la riserva di Amrabat, e tu quei 20 milioni che risparmi tra cartellino, ingaggio, commissioni, saranno anche di più di 20, li puoi riversare per acquistare magari un portiere e un terzino destro, che servono come il pane, molto di più di quanto non servirebbe il rinnovo di Torreira. Ve la faccio proprio semplice: preferisco avere Cragno e, che ne so, è un terzino destro Mele dell'Atalanta, due nomi a caso, a me Mele nemmeno piace tanto, però per farvi capire, preferisco avere Cragno, Mele e Amrabat mediano piuttosto che avere Torreira mediano, però può giocare un Terracciano e Benuti. Non so se capite, cioè secondo me come trittico è più forte Cragno, Mele e Amrabat piuttosto che Terracciano, Benuti e Torreira con Amrabat riserva. Ecco, questo è un po' secondo me il ragionamento che è stato fatto, e siccome le disponibilità liquide non sono infinite, Torreira è stato sacrificato perché la sua riserva, cioè Amrabat, è molto affidabile e si può tranquillamente promuovere a titolare, e questa è la valutazione che è stata fatta, o almeno questo è quello che secondo me è successo in quel casottino dove hanno parlato per 2 ore. Sicuramente si è parlato anche di Torreira e probabilmente è venuta fuori questa cosa, cioè probabilmente. Secondo me è venuta fuori questa cosa. Quindi questa è la mia considerazione, sono le mie opinioni sul fatto. E quindi se volete approfondire, non siete d'accordo, volete dire la vostra, volete farmi delle domande, scrivete pure nei commenti perché io rispondo sempre a tutti i commenti che scrivete. Se volete supportare il canale, iscrivetevi. Ci vediamo ai prossimi video. Io in questa settimana farò i video diciamo di valutazione, di considerazioni sul campionato. Farò un video per ogni squadra delle 20 che hanno partecipato alla Serie A 21-22, dove farò un'analisi a 360 gradi della stagione, come sono andate, scelte della società, allenatore, giocatori, delusioni, sorprese, eccetera, eccetera. Cioè, tutto quello che ho da dire su come è andata la stagione. Questa settimana mi dedico a queste cose qua. Poi, se c'è qualcosa di interessante da dire, come questo caso Torreira che mi riguarda particolarmente perché sono tifoso viola, faccio sicuramente sti video. Prossima settimana farò invece video sul fantamercato. Quindi simulerò una finestra di calciomercato con cifre credibili, operazioni credibili, una per ogni squadra della Serie A 22-23. Quindi con anche le 3 neopromosse dalla Serie B. E ho già preparato il mercato della Fiorentina, vi anticipo già, qualora lo vogliate vedere la prossima settimana, che io ho fatto un mercato di autofinanziamento. Non ho speso un euro, ho fatto una squadra a zero.
quindi senza spendere soldi, ho creato una squadra secondo me molto forte, con tante frecce al suo arco anche dalla panchina. Secondo me ho creato una bella squadra, quindi eventualmente se ci sono tifosi viola che stanno guardando questo video, l'invito la prossima settimana a seguire il mio fantamercato. Ci vediamo ai prossimi video, buona serata a tutti, ciao!